Buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova location arancione. Io sono sempre Alex e oggi continuiamo a parlare di professionismo e stereotipi di genere nel book influencing femminile. Nella puntata precedente ci siamo soffermati sulla questione influencer come gatekeeper, ovvero guardiani dei cancelli, quindi influencer come intermediari che permettono la comunicazione tra il mondo dei consumi e delle informazioni e le loro comunità più ristrette. Oggi ci soffermiamo in particolar modo sui gatekeeper letterari e ci poniamo una domanda alla quale cercheremo di dare anche una risposta, ovvero chi sono i gatekeeper della sfera culturale, in particolare della sfera letteraria, oggigiorno? Questa è una domanda che si pone anche Mark Davis nel suo saggio Who are the new gatekeepers? Vi lascio le informazioni per recuperare il saggio completo in descrizione. Allora, Mark Davis dice che rispondere a questa domanda sarebbe stato facilissimo fino a un 10-15 anni fa, perché la risposta ovvia sarebbe stata: beh, i gatekeeper sono gli editori, gli agenti letterari, i critici letterari, i giornalisti specializzati in cultura. Mentre dare una risposta oggi non è altrettanto facile, perché il campo letterario, quindi la sfera culturale, si è trasformata. Se fino a un 10-15 anni fa potevamo considerare questo campo letterario come uno spazio più o meno chiuso, comunque dai confini abbastanza stretti, popolato da intermediari culturali rappresentati da esperti, da un ristretto gruppo di individui in grado di influenzare le scelte culturali della maggior parte delle persone, individui con un'autorità accademica ben riconosciuta, in grado di determinare e definire la legittimità o l'illegittimità di un consumo culturale o di un prodotto culturale. Oggi invece questo campo culturale, campo letterario, si sta modificando e sta pian piano sempre più diventando una digital literary sphere, quindi una sfera letteraria digitale, all'interno della quale penetrano sempre più spesso e in maniera sempre più prepotente una serie di voci in qualche modo dissacranti, quindi voci di profani, di persone che non hanno un'autorità accademica riconosciuta e che cercano di aprire, ampliare, spalancare le porte di questo spazio un tempo l'Italia ristretto. Tra questi intrusi troviamo appunto i nuovi gatekeeper della sfera letteraria, come per esempio i book influencer. Book influencer che, come abbiamo già detto nello scorso video, appartengono soprattutto alla categoria dei micro influencer, quindi hanno qualche decina di migliaia di followers, massimo un centinaio di migliaia di followers, e che non basano il loro successo su una autorità accademica, bensì sulla loro passione, sulla loro sincerità e sulla loro capacità di instaurare con il pubblico una relazione di fiducia, una relazione intima, duratura e costante. Questi micro-influencer poi non cercano mai di rivolgersi a un pubblico molto ampio, sono infatti sconosciuti alle grandi masse, ma sono invece ben conosciuti dalle nicchie di lettori, dalle nicchie di pubblici che condividono con questi influencer passioni, interessi, gusti. Perché servono dei gatekeeper nell'ambito letterario? Beh, perché vengono pubblicati ogni anno decine e decine di migliaia di titoli nuovi e scegliere cosa leggere senza un qualche piccolo aiutino sarebbe davvero complicato. Ogni anno vengono infatti pubblicati tra i 70 e gli 80.000 titoli, escludendo i libri pubblicati in self, per esempio attraverso Amazon. Immaginate quindi che incredibile mare magnum di libri si trovano davanti ai lettori quando devono compiere una scelta. Scelta che diventa molto molto difficile. E qui vengono in aiuto dei lettori proprio i gatekeeper letterari, che attraverso i loro consigli cercano di guidare, di indirizzare i lettori nelle scelte migliori. Qual è il principale strumento di lavoro di un gatekeeper letterario? Ovviamente la recensione. Infatti, sia i gatekeeper tradizionali, quindi per esempio i critici letterari, che i nuovi gatekeeper, quindi per esempio i book influencer, lavorano soprattutto attraverso recensioni. La recensione è infatti uno strumento intrinsecamente doppiamente dialogico, ovvero la recensione permette al contempo di dialogare con il testo, perché sempre al testo fa riferimento, ma anche di dialogare con il lettore, esponendo i propri pareri e le proprie opinioni. E permette quindi la recensione di creare un ponte tra questi due estremi della relazione, il testo e il pubblico. E questo ovviamente porta una serie di vantaggi anche per quanto riguarda l'ambito commerciale, le possibilità di mercato, di vendita, di libri. I book influencer non sono quasi mai giornalisti professionisti, sono utenti più comuni e proprio per questo alcuni studiosi parlano di un processo di deprofessionalizzazione nell'ambito culturale, volendo indicare con questo termine che sempre un maggior numero di
profani inizia a svolgere attività di divulgazione, di commento ai testi letterari. Altri invece vedono questo fenomeno da una prospettiva opposta, ovvero non parlano di deprofessionalizzazione dei professionisti, quanto piuttosto di professionalizzazione degli utenti comuni. Ovvero mettono in luce come un sempre maggior numero di utenti assolutamente normali si impegna nello studio, nella ricerca, nell'approfondimento e quindi nella divulgazione di un tema di suo interesse. Perché ci fidiamo dei critici letterari e perché ci fidiamo dei book influencer? I due basano la propria autorevolezza su basi differenti. Infatti ciò che dà autorevolezza a un critico letterario è soprattutto il frame, quindi la cornice all'interno della quale la sua recensione viene proposta. I critici di solito scrivono su testate molto riconosciute, famose, che quindi servono ad affermare il valore di quanto il critico stesso scrive. Mentre, per quanto riguarda i book influencer, la loro affidabilità viene interamente da loro stessi, dalla relazione che sono stati in grado di creare con il pubblico con costanza e con impegno. Il pubblico non si fida di quello che scrivono perché sta in uno spazio dorato e considerato di valore, ma si fidano di quello che scrivono perché si fidano della persona specifica che sta scrivendo quel determinato parere, quella determinata opinione. Questo perché i book influencer, come tutte le forme di influencer, hanno la possibilità di lavorare con continuità e a stretto contatto con il proprio pubblico. E qui entra in gioco la questione di economia della fiducia di cui abbiamo parlato nel video scorso, perciò se non l'avete guardato vi invito ad andare a recuperarlo e guardarvelo. Anche il modo di fare recensioni tra critici letterari e book influencer cambia molto. Infatti un critico letterario, pur essendo la recensione un testo di tipo dialogico, cerca di impostare il suo commento come se fosse una voce assolutamente monologica, quindi espone il proprio parere come se questo fosse una verità assoluta. Possiamo dire che la critica letteraria classica, come qualunque forma di critica culturale classica, funziona solo nel momento in cui non viene mai messa in dubbio. Ovvero, ti propongo il mio parere, questo parere è sacrosanto, tu lettore non hai diritto a sporgere nessun tipo di obiezione. Funziona invece in maniera totalmente differente la recensione di un book influencer, recensione che esprime al massimo le potenzialità dialogiche di questo tipo di testo. Il book influencer infatti non è mai dogmatico, sa che sta esprimendo semplicemente un suo parere totalmente soggettivo e anzi invita i lettori al confronto, ad esporre a loro volta i propri pareri e le proprie opinioni sui testi letti. Cerca quindi di creare un vero e proprio dialogo, una conversazione continua. Inoltre il critico letterario cerca di rimanere il più distaccato possibile nei confronti del testo, il più freddo possibile. Invece un book influencer ci mette anima, ci mette sentimento, racconta non soltanto il libro ma la sua esperienza personale con il libro, il suo vissuto personale. E infatti intreccia a quello che è il commento al libro anche una serie di esperienze assolutamente personali, individuali, legate alla lettura. È interessante notare che alcuni studiosi tendono a sottolineare che un critico può essere tale solo nel momento in cui la sua opinione non viene messa in discussione, mentre altri invece preferiscono prendere un'altra posizione e sottolineare che il vero, giusto, bravo critico è colui che esprime un'opinione sulla quale possiamo fare affidamento, ma con la quale non dobbiamo necessariamente essere d'accordo. Il diverso modo di porsi della recensione nei confronti del pubblico produce alcune conseguenze. Di solito quando si approccia alla recensione di un critico, il lettore tende in qualche modo a sentirsi inferiore, a posizionare il critico su un piedistallo. Mentre quando si approccia alla recensione di un book influencer, il lettore si sente posto allo stesso livello del book influencer e quindi si sente spinto a produrre proprie riflessioni, propri commenti, a riflettere, a pensare sul testo che ha letto ed esporre le proprie idee. Questo ovviamente è un aspetto positivo. D'altra parte bisogna anche sottolineare che di solito i lettori seguono solo book influencer che parlano di generi, di tipi di testi che a loro già interessano e questo può essere un limite per quanto riguarda la possibilità di esplorare nuovi generi letterari, di ampliare i confini dei propri gusti personali. Quindi seguire un book influencer può essere un ottimo modo per sviluppare la riflessione sui testi, ma allo stesso tempo può essere una modalità critica per quanto riguarda la capacità di andare oltre i propri gusti personali già definiti. Ovviamente poi non è detto che un critico letterario invece possa parlare di tutti i testi e che quindi sia in grado di spingere il lettore a provare cose nuove. Quindi questo forse è un po' un limite di entrambe le figure. Entrambe le tipologie di gatekeeper, quindi sia i critici letterari che i book influencer, sono tastemakers, ovvero coloro che creano i gusti del pubblico e dei lettori e per questo sono legati a più fili con il mercato editoriale e con i suoi principali attori. Abbiamo detto che spesso i book influencer non sono giornalisti professionisti, né critici letterari e nemmeno cercano di esserlo. Sono più inclusivi, più aperti, anche molto più personali nel modo di esporsi
nel modo di trattare l'argomento liberi. Ciò non toglie che a volte alcuni book influencer possono anche diventare giornalisti professionisti o critici letterari, ufficialmente riconosciuti. Il tema professionismo è proprio il punto centrale che tratteremo nel prossimo video. Cercheremo infatti di rispondere a questa domanda. I book influencer possono essere dei professionisti? Vengono pagati o possono essere pagati per il lavoro che svolgono? Come si situano all'interno del mercato editoriale? Cercheremo di dare risposta a queste domande nel prossimo video. Intanto vi ringrazio per avermi seguito fino a qui in questa nuova location arancioncina. E grazie, ciao ciao, alla prossima!